È un Avellino grande contro le piccole e piccolo contro le grandi. La squadra di Braglia durante il suo cammino ha perso diversi punti contro le formazioni di testa, riuscendo ad ottenerne solo 5, 3 a Foggia, quando la formazione di Marchionni non era ancora quella brillante di adesso, uno contro la Juve Stabia ed uno contro la Turris. Persi ed alcuni anche in malo modo, gli scontri diretti contro Ternana, Bari, Catania e Catanzaro, subendo 14 reti e siglandone 8. 19 punti ottenuti contro le cosiddette piccole, tra cui in questo momento storico della stagione mettiamo anche l'incostante Palermo, con cui si è vinto, successi anche contro Viterbese, Monopoli, Casertana, Bisceglie e Potenza, pareggio a Pagani, 16 reti realizzate e 6 subite. Questo è di sicuro un aspetto molto preoccupante per una squadra che mira ad un posto nelle prime 5, esclusa forse la partita contro la Ternana, dove per intensità, impegno ed occasioni i biancoverdi hanno mostrato qualcosa di buono, nelle altre sfide i lupi hanno sempre perso in malo modo. L'Avellino è di sicuro una buona squadra che può ambire ad un posto nei playoff e questo lo abbiamo sempre sottolineato, ma le carenze strutturali del gruppo consegnato al vincente Piero Braglia sono evidenti. In questo lupo gli unici ad aver festeggiato una promozione dalla C alla B o dalla B alla A sono Aloy, De Francesco e Maniero. I lupi hanno di sicuro dei valori importanti, ma per divenire grandi tra le grandi l'organico deve essere assolutamente rinforzato. Un plauso va fatto al presidente Angelo Antonio D'Agostino, che non ha lesinato spese in un momento così difficile, ma bisogna dire che gli errori commessi dal direttore sportivo Salvatore Di Somma in sede di mercato sono veramente tanti. La squadra può essere sistemata e siamo certi che il padrone aprirà nuovamente i cordoni della borsa in maniera larga come ha fatto quest'estate, ma è chiaro che senza introiti nuovi acquisti sbagliati potrebbero rappresentare un vero e proprio bagno di sangue per un imprenditore che al debutto nel mondo del calcio merita solo applausi per gli sforzi profusi.